maltempo di domenica pomeriggio ha fermato la processione, ma non i festeggiamenti di San Giovanni. La tradizionale processione, per motivi di sicurezza legati alla strada bagnata e anche al rischio che la pioggia rovinasse statue e crocifissi, non si è svolta. Un evento singolare che, a quanto ricordano alcuni fra i fedeli più assidui, non si verificava da 32 anni. Si è comunque regolarmente svolta la funzione religiosa, con i vespri guidati dal vescovo di Albenga Imperia, Monsignor Guglielmo Borghetti. Il maltempo è stato più clemente verso sera. Il Comitato San Giovanni ha potuto mantenere inalterato il suo programma, compreso lo spettacolo dei fuochi artificiali, reso possibile dal fatto che gli esperti della ditta Martarello, in previsione della pioggia, avevano già preparato tutti gli impianti il sabato e li avevano poi opportunamente coperti. E così anche quest'anno, poco dopo le 23, mentre si aspettava il risultato del ballottaggio per l'elezione del nuovo sindaco, i fuochi di San Giovanni risplendevano ancora una volta nel cielo imperiese, illuminando l'incantevole scenario del porto di Oneglia.